Oggi parleremo dei livelli di attivazione e dell'attivazione. Una parola che sembra difficile, ma che con degli esempi diventerà molto facile e comprensibile. Voi potrete arrivare in campo in due maniere diverse: o troppo ansiosi, troppo eccitati per la vostra giornata di lavoro, il giocatore professionista perché ha un incontro importante, un incontro di Coppa Davis, oppure potrete arrivare in campo troppo rilassati, quasi addormentati. Allora, per il tennis non va bene né la prima attivazione né la seconda. Vorremmo un'attivazione media. Quando sono troppo eccitato, troppo ansioso, farò degli esercizi che chiamiamo di psyching down, di rilassamento, di abbassamento dei livelli di attivazione. Nel caso altro estremo, che è troppo rilassato, faremo degli esercizi di attivazione per alzare il livello di attivazione, che chiameremo psyching up. Adesso in campo simuleremo la situazione nel quale il giocatore è troppo rilassato, per esempio un giocatore professionista viene dalla sua colazione e deve attivarsi per il match. E quindi faremo degli esercizi nei quali il giocatore risponde a degli stimoli visivi ed acustici. Aumentando gli stimoli e rispondendo agli stimoli, il livello di attivazione sale e va a quel famoso livello di attivazione medio, che chiamiamo arousal, con il quale il giocatore potrà iniziare il proprio match. Faremo ora vedere dei esercizi di cambiamento dell'attivazione attraverso il cambiamento dell'intensità dell'esercizio. Ci aiutano Matteo e Max. Sono due giocatori che abbiamo scelto appositamente di differente età per far vedere che questi esercizi sono buoni per tutti. Adesso chiederò loro di cambiare l'intensità del movimento. Dalla parete di fondo alla linea di fondo campo faranno degli esercizi lenti. Dalla linea di fondo campo alla linea di servizio degli esercizi medi. Dalla linea di servizio alla rete molto intensi e molto veloci. Allora, pronti? Il primo esercizio è questo. Lento, via, lento, lento, ginocchia alte, medio, veloce, via, 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 indietro, torniamo. Il secondo esercizio è un esercizio di doppio impulso, via, lento, medio, via, medio, 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 adesso massimo qui, in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, ok. Adesso faremo vedere altri esercizi nei quali il livello di attivazione cambia e aumenta perché cambio il numero degli stimoli. Darò stimoli acustici e stimoli visivi e loro dovranno prendere una palla dietro ai miei stimoli, quindi allena anche la coordinazione oculo-manuale o oculo-podale. Ok? Man mano che aumenti i stimoli, li dirò. La prima è: a 1 deve girarsi a sinistra, a 2 deve girarsi a destra e prendere la palla. Via, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1. 2. Bravo. Good. Ultimo, proviamo con 4. Pronto? 2. Ok. Adesso aumentiamo gli stimoli. Da una palla siamo passati a 2. Adesso posso dire 1 piede, deve toccare la palla col piede. O 2 testa, deve toccare la palla con la testa. Gli stimoli acustici aumentano, la risposta del corpo aumenta, l'attivazione aumenta. 2, piede. 2, mano. 1, testa. 2, mano.
Due, piede. Uno, spalla. Good. Uno, testa, spalla. Let's go. Due, testa, spalla. Uno, piede, mano. Very good. Due, testa, spalla. Bene, ok. Adesso facciamo l'ultimo, che è un piccolo combattimento fra i due, combattendo e competendo l'attivazione aumenta. Quindi voi potete mettervi vicino, spingere un po', ma non molto. Arriviamo up to three. Arriviamo a tre. Chi piglia la palla fa un punto. La palla deve essere in mano, va bene? Via. Uno. Uno, max. Via. Due, uno a uno. Due, uno, Matteo. Due, due. Chi piglia questa ha vinto. Via. Tre, due. Bene. Questa è una maniera per aumentare il livello di attivazione aumentando gli stimoli. In questa lezione parleremo della concentrazione. La concentrazione è una delle due o tre abilità mentali più importanti nel tennis. Molto spesso la concentrazione fa la differenza fra un giocatore e l'altro. La differenza fra un giocatore principiante, un giocatore medio, un giocatore d'alto livello è proprio questa. Il giocatore d'alto livello si concentra più facilmente, la sua concentrazione dura di più e soprattutto se perde concentrazione in alcuni momenti la recupera facilmente. Quindi questo è fondamentale. Adesso definire la concentrazione nel tennis è difficile. Perché se voi prendete dei giocatori d'alto livello e chiedete a loro definisci la concentrazione, vi accorgerete che parlano di cose diverse, molto spesso addirittura opposte e in contrasto. Ma il coach ripete al giocatore spesso concentrati, concentrati, il punto è importante, concentrati. Se il giocatore non sa esattamente che cosa significa concentrazione, e spesso è il coach che non ce l'ha molto chiaro e non sa che cosa significa, il giocatore va in confusione. Quindi dovremmo dire che cosa è nel tennis la concentrazione. La concentrazione è legata all'attenzione e ai centri di attenzione. Abbiamo un'attenzione esterna e un'attenzione interna. Se io ora guardo la camera, la mia attenzione è esterna. Guardare la palla è un'attenzione esterna. Ma se io chiudo gli occhi e respiro, questa è un'attenzione interna, quindi abbiamo due tipi di concentrazioni basiche, una esterna e una interna. Vedremo dopo che esistono altri centri di attenzione, ma le mostreremo negli esercizi. Concentrazione significa passare dall'esterno all'interno, interno-esterno, questa azione osmotica, a seconda di quello che la situazione richiede, la situazione cambia, chiamiamo questa abilità flessibilità mentale. Quindi concentrazione è flessibilità mentale. Vediamo gli esercizi. Abbiamo detto che la concentrazione coincide con il centro d'attenzione. Abbiamo parlato di centro d'attenzione esterno e centro d'attenzione interno. Adesso alleniamo i due centri di attenzione, esterno e interno. I giocatori palleggiano e devono portare l'attenzione, quando in inglese dicono focus, it means, significa portare l'attenzione a qualcosa. Guardano la palla e devono dire che tipo di palla ricevono. La palla può essere o piatta, o top spin, o slice. Possono scegliere fra tre parole, ok? Ogni palla i giocatori diranno la palla che ricevono. Andiamo. Allora, un centro d'attenzione esterno ristretto alla palla, ristretto alla palla. Esterno ristretto. Via.
Top. 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 Slice. Flat. Top. 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 Slice. Flat. L'attenzione slice è chiaramente alla palla. Top. Tieni. Flat. Top. Top. Ok, flat. Stop. Top. Adesso cambiamo l'attenzione. Il centro d'attenzione adesso è dentro il corpo, è dentro di me e dovrò dire tre parole. Quando il movimento, il corpo è in avanti, tutto il corpo è in avanti, dirò avanti, forward in English, in inglese. Quando il corpo è indietro dirò back, indietro, e quando il corpo è comodo nel mezzo dirò middle, in mezzo. Significa che l'attenzione al corpo è interna a tutto il corpo, chiamiamo questa attenzione interna ampia, inside of you, wide. Middle. Forward. Back. Middle. Middle. Forward. Middle. Ok. Bravi, va bene. Adesso definiamo la concentrazione. La concentrazione è flessibilità mentale, il che significa che devo muovere l'attenzione dove la situazione richiede. Quindi durante uno scambio, durante un game, l'attenzione cambierà varie volte, passerà da dentro a fuori e da fuori a dentro. Ok? Allora adesso faremo i due esercizi uniti. Va bene? Quando dico palla, when I say ball, you do the first exercise. Quando dico corpo, secondo esercizio. Via. Top. Palla. Top. Flat. Flat. Corpo. Slice. Forward. Middle. Forward. Back. Palla. Top spin. Flat. Top. Corpo. Back. Middle. Back. Middle. Adesso tu back scegli. Now it's up to you. You choose. Middle. Scegli flat tu. Scegli. Cambia. Middle. Palla e corpo. Back. Forward. Choose, eh? Back. Forward. Stay. Ball. Middle. Top. Nel prossimo esercizio l'attenzione è interna e è portata ai piedi. Allora sarà interna ristretta. Tutto il corpo è interna ampia. Portare l'attenzione ai piedi è interna ristretta. Quando i due giocatori colpiscono ben in equilibrio con i piedi, devono rafforzare il movimento dicendo sì. Quando sono fuori equilibrio non dicono nulla. L'attenzione adesso è ai piedi. Va bene? Via. Yes. 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 Bene, ok. Adesso facciamo un esercizio di flessibilità mentale. We mix up. Facciamo un mescolamento e passiamo da un centro d'attenzione all'altro. Quando dico palla, ball, you do first exercise. Fai il primo esercizio. Quando dico corpo, il secondo. E quando dico balance, equilibrio, il terzo. Dopo ti dico cambia da solo. You have to change alone. When I say change alone. Via. Palla. Top.
Flat. Flat. Top. Equilibrio. Top. Balance. Yes. 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 Corpo. Back. Stay. Back. Back. Forward. Palla. Top. Top. Equilibrio. Back. Yes.